Oh, yeah.
bellissima serata di musica sotto le stelle. E quale miglior modo per iniziare questa serata con il Va Pensiero, un pezzo meraviglioso che poco tempo fa sembrava lo volessero sostituire addirittura all'inno di Mameli, ma la bellezza penso che è sotto gli occhi di tutti di questo pezzo, anzi sotto le orecchie di tutti, e questo è il coro di Bettona diretto dal maestro Alessandro Zucchetti. E fino a pochi minuti fa l'avete visto solo di spalle, adesso gli diamo anche un volto, no? Allora, quanto tempo richiede la preparazione di un pezzo come questo? No, aspetta che ci armiamo di microfono, eh? Stasera io l'ho chiesta una valletta, però m'hanno detto, vieni, m'hanno detto, siccome c'è la crisi, so io la crisi, gli do crisi alle casse. Allora, insomma, questa è una preparazione fresca, no? Allora, quanto richiede di tempo la preparazione di un pezzo importante come questa? È abbastanza, richiede un impegno costante di prove, di esercizi, di tecnica vocale, e quindi non si può quantificare in ore, però richiede parecchio tempo. Allora, voi stasera, adesso abbiamo aperto la serata con questo pezzo, ma avrete modo di riascoltarli in altri pezzi veramente molto molto belli, giusto? E noi iniziamo questa serata proprio in questo modo, ci sembrava giusto aprire con questo, e volevo ringraziare proprio, colgo questo momento per ringraziare tutta l'organizzazione, la Proloco di Bettona, che ha voluto questa serata conclusiva, diciamo, dell'estate, prima di inoltrarci poi negli appuntamenti che ci faranno un po' da cornice nella stagione autunno-invernale. E quindi, insomma, dopo avrete preparato anche altri pezzi molto belli, quindi li congediamo per questo momento iniziale, per poi ritrovarli in seguito a questa serata, perché le sorprese sono tante, abbiamo preparato dei pezzi meravigliosi per questa serata e speriamo che siano di vostro. A Filippo, e che fa, scendo da sto parco, un applauso anche a Filippo, dai, io ti chiedo di meglio. Allora, io te l'ho detto oggi, di Filippi ne basta uno, siamo in due, siamo troppi, uno dei due. Bene, un ultimo applauso e concediamo il coro per questo momento. Allora, io volevo innanzitutto far salire su questo palco, proprio parlando dell'organizzazione, a Francesco Brenci. E abbiamo anche una rappresentanza del comune che ci diranno un po' quali sono gli appuntamenti che vi aspettano da qui a seguire, prima di inoltrarci poi in questa serata. E che dire, abbiamo anche una novità questa sera, una novità preparata dai più giovani. Buonasera a Francesco e a Lucio. Allora, una serata sotto le stelle per dire arrivederci a questa stagione estiva. Sì, dunque questa serata per me, per la Proloco, ha un significato particolare. Abbiamo voluto salutare l'estate, ma in un modo diverso quest'anno. Gli abbiamo voluto dare un taglio particolare, ed è questo. Cioè, io ringrazio. I ringraziamenti si fanno alla fine, no? Però io li faccio subito, così mi tolgo anche il pensiero. Ringrazio tutti quelli che hanno aderito a questa iniziativa, che io l'ho buttata là come un'idea, poi Filippo l'ha sposata. La serata di Renato Castagnoli, che è sempre con noi in questi momenti, che doveva essere la sua serata, però è stata rimandata per il maltempo, e allora lui ha l'idea, la mia idea di dividere il palco con gli altri è stato perfettamente in sintonia con me, e questo l'ha fatto e ha diviso il palco con gli altri artisti.
ringrazio la Silvia Faloia che è qui con la febbre, ringrazio il coro e con il suo maestro, e ringrazio te Filippo perché sei stato veramente gentilissimo. Grazie a voi. Questi sono questi ragazzi, diciamo così, qualcuno non è più ragazzo, però questi artisti hanno una caratteristica, cioè sono tutti, vivono nel comune di Bettone. E questa quindi il taglio che vi abbiamo voluto dare. Sono artisti che amano il loro comune e quindi hanno voluto dimostrare il loro affetto venendo qui. Ho parlato di comune di Bettone perché non ho detto né piano né monte, né su né giù. Perché se questa serata dovesse avere un sottotitolo è proprio questo, né su né giù. Siamo qui insieme perché vogliamo dimostrare che insieme si può e insieme si deve e possiamo costruire qualcosa di importante anche per il futuro. Abbiamo gettato il ponte, Filippo l'ha subito portato all'altra riva e quindi è nata una sintonia che avrà anche nel futuro, io me lo auguro, sono qui per questo, la Proloco è qui per questo, perché la Proloco è di tutto il comune, è l'unica che c'è, quindi si adopererà anche per le altre iniziative. Dimenticavo anche i ragazzi che sono qui di passaggio, non di passaggio perché vanno via, perché si fermano e ballano, e sono i ragazzi della parrocchia che sono un gruppo fantastico, sono di Bettone di passaggio, come il coro di Bettone di passaggio, quindi prendiamo da loro questo esempio, buttiamo giù quello che è rimasto in piedi, questi steccati, sono caduti tanti muri, possibile non riusciamo a far cadere questo, per cui io vi auguro una buona serata, una buona serata che sarà sicuramente fantastica, e anche se c'è un po' di rumore, ma Filippo lo recupererà, però questo stare insieme penso che diventa molto importante. Abbiamo qui anche l'amministrazione comunale, ringrazio anche Don Marco che è il nostro viceparroco di tutte e due le parrocchie, anche questo è un sintomo di unione, per cui io direi di cominciare, passiamo. Facciamo parlare Lucio e per dirci un po' quello che è. Buonasera a tutti, ringrazio a nome di tutta l'amministrazione comunale, naturalmente non posso fare che gli elogi per l'impegno con cui le nostre associazioni del territorio, come ho detto tutti, tutto il territorio si sono impegnate durante il periodo estivo. Siamo qui in questa fine estate che avrà, ricordo a tutti, un prologo il 4, 5 e 6 ottobre con Bettone Shelter, con una Bettona che si rinnova dal punto di vista ginnico. Vi invito tutti anche in quelle serate a partecipare a quegli eventi. Ringrazio naturalmente la Proloco che grazie a loro Bettone può rivivere delle serate bellissime, il cuore, il motore del nostro piccolo comune. E con questo naturalmente faccio un bocca al lupo al coro, al mister Castagnoli che purtroppo ha dovuto saltare la serata al campetto sportivo, e con questo naturalmente penso e spero di poter dare la mia parola su una collaborazione attiva e forte da parte del comune con la Proloco di Bettone, naturalmente soprattutto anche con le associazioni del passaggio, a questo penso alla Confraternita, l'Aspi, a Bettonia, a Bettona, a Intra, che tutto sommato stanno dando un forte contributo. Auguro a tutti una buona serata e passo a te Filippo. Grazie a Francesco e grazie a Lucio, perché senza queste associazioni noi possiamo solo tirare fuori le idee, però poi ci vuole materialmente chi ci aiuta a realizzarle. Noi faremo del nostro meglio come sempre. Grazie e andiamo avanti. E vi avevo detto che pochi minuti fa che questa serata nasconde delle sorprese, perché parlando proprio di giovani, parlando delle iniziative che questi gruppi stanno portando avanti, ce n'è una in particolar modo nata poche settimane fa, ma forse chi frequenta un po' la tastiera su Facebook o di lì forse l'avrà notato, che questi giovani hanno creato niente un po' di meno che una radio in streaming. Allora, è la prima volta che
bettona tutta, passaggio, bettona, insomma, hanno una novità di questo genere e ci sembrava giusto presentarla in questa occasione, perché da oggi in poi potrete tutti seguire queste serate che si faranno al Circolo Anspi, come piuttosto che nelle piazze, perché questa radio sarà sempre presente per farvi ascoltare quello che poi si svolge appunto in questi eventi. E appunto cominciamo con questa serata dopo due puntate di prova, di rodaggio, un po' come si fa con un buon motore quando bisogna partire, si fanno i primi aggiustamenti. Io qui questa sera ho due rappresentanti, Stefano Soro e Alessio Tramponi, che sono un po' i fondatori di questa idea. Allora gli voglio far dire due parole, perché siamo in diretta tra l'altro questa sera, c'è gente che ci sta ascoltando, li volevo qua con me un attimo per far dire due parole e poi entriamo nel vivo di questa serata. Guardali lì già armati con la maglietta, perché si chiama proprio L'A Radio, però è tutta una parola, capito? Proprio per mantenere questo, mi metto in mezzo, vieni qua, ecco. Bello tra il, capito, il nano tra i due. Allora, parliamo di questa radio, Stefano, è partita da te l'iniziativa, Sì, aprile dolce dormire, no, anche sì no, dopo una bella sabato sera intenso, rum pera, allora che si fa? Facciamo la radio, perché si può fare? Sì vabbè, lui un ubriaco di me ha detto sì va bene, facciamo la radio. E quindi è iniziata così, come la chiamiamo? Per scherzo. Sì, ma per dire così, inizialmente mandiamo la musica, una playlist, generi musicali, rock, pop, rap, sì va bene, funziona. Però mancava qualcosa, cioè c'è tanta concorrenza, tante persone fanno la stessa cosa, ma noi volevamo essere diversi, originali. E allora abbiamo detto, siamo a Passaggio, siamo vicini a Bettona, a Passaggio, quanti personaggi famosi, quante persone tipiche ci sono, che hanno un modo di parlare, un modo di gesticolare. Guarda, uno c'è di qua. Ecco, per esempio. E quindi ha detto, perché non facciamo delle interviste, delle iniziative, così per far vedere cosa facciamo a Passaggio, all'Aquila, al Circolo, in diretta, così, quindi all'improvviso, senza copione, senza scaletta, così, per dire, buona musica, buon presentatore che sono io, quindi ecco. Alla faccia della modestia, e partiamo per questa serata. Un applauso, perché queste iniziative, perché si pensa sempre, no? Dice, c'è un po' questa crisi delle idee, non si sa mai che fare, ma tanto hanno creato tutto, ormai a questo mondo c'è tutto, invece no, perché quando vengono fuori idee di questo tipo c'è subito da capire che in realtà di idee ce ne sono e come, basta solo trovarle e metterle in pratica, e per metterle in pratica ci vuole gente che ha tanta buona volontà come questi due esserini che sono qua e come tutti gli altri che insomma collaborano per la realizzazione di questa cosa. Allora, la radio si può seguire, adesso facciamo il cartello umano, girate, ecco, si può seguire su YouTube, basta che digitate La Radio Show, oppure su Facebook, Twitter, Instagram, insomma basta collegarvi e troverete sicuramente anche questa puntata registrata come le altre che verranno in seguito. Andate a fare la colla, non scapire, noi nell'angolino sotto La Radio Show. Quello per entrare diciamo dentro il problema, la radio sarà presente. Bene, un applauso alla Radio Show. Allora, loro tornano in postazione adesso e noi proseguiamo, entriamo nel vivo di questa serata. Allora, abbiamo parlato prima di Animox, di queste due Animox, che non è l'antibiotico, quello antidepressivo, è un'altra cosa. E di questo gruppo di giovani, e hanno creato, coreografato un pezzo molto particolare che l'abbiamo portato anche in una serata due settimane fa giù a Passaggio in occasione della festa della Madonna del Ponte, della patrona insomma della parrocchia di Passaggio, e adesso ce la ripropongono per noi questa sera a Bettona con gli Animox. Vi lascio al limbo. Come lei, prima sento un lago di altri salvai, passa il
Per scaldare un po' l'atmosfera, no? Allora, Martina, Jessica, Giorgia, Valentina, Angela, vieni qua che non te si vede, Angela, siete vestite un po' come i cosi dei semafori, però da lontano, sai com'è? Allora, e io qui, parlando proprio di giovani e del circolo ANSPI, c'ho due amici favolosi, Jacqueline e Don Marco. Adesso stasera Marco l'abbiamo sottratto al limbo perché insomma ci sembrava un po', no, fuori luogo, però dovete sapere che Marco, ragazzi, è un ballerino di quelli proprio, ci stava bene, ci stava bene. Allora riprendo sempre il microfono adesso perché io stasera faccio anche da valletto. Allora, i giovani di Bettona e di Passaggio, un binomio perfetto per quando si vuole creare e quando si deve cercare l'unità creativa. Certo, non c'è confini per l'arte, per la bellezza, per la fede. Appunto, quindi insomma abbattiamo tutte le barriere perché di fronte a così tanta creatività e voglia di fare non bisogna mettere paletti, ok? Sono confini. Benissimo. L'unico comune. Un unico gruppo. Allora, io invece, parlando proprio delle attività insomma che sforna il circolo, io vi consiglio ogni tanto di farci una capatina, perché questo circolo soffre un pochino di solitudine, nel senso che ci sono serate che purtroppo c'è pochissima presenza di persone. Non ci sono sbarre o confini, cioè, potete andare, è un ambiente sano, un ambiente bello, dove si passano bellissime serate per prendere un caffè, per parlare e anche per tirare fuori belle idee per tutta la comunità, per chi ha voglia di creare e di mettere in mostra i propri talenti. È così o no? Perfetto. Jacqueline, di poche parole. Ma ve lo posso assicurare che sotto sotto è un vulcano di creatività, è sempre presente nelle nostre cose, premurosa, insomma, e c'è bisogno anche di queste cose. Quindi fatevi avanti e siate presenti, così come lo sono loro, come la Jacqueline, che essendo fa già un mestiere faticoso che è quello della mamma. Quindi a fine giornata fa la doppia, la tripla, la quadrupla mamma
per questo centro, che non è cosa da poco, è meritevole. Allora, sì, beh, in piccole dosi la testare anch'io, però insomma. Fa molto piacere perché i giovani hanno molta iniziativa, sono bravi, sono molto uniti e quindi vale la pena aiutarli. E quindi accettiamo tutti quelli che possono in qualsiasi modo aiutarli, perché nel nostro piccolo c'è sempre bisogno di allargarci e di avere bisogno proprio materiale per fare, per progettare. Bene, bene, mi sembra che questo sia uno spot perfetto per l'occasione. Allora, io vi ringrazio, con questo vi congedo e vi voglio dare un'anticipazioncina, perché proprio sere fa ero presente casualmente per una serata così organizzativa. So che ci sono tantissime serate a breve, una bellissima castagnata con il vino nuovo, insomma è un modo per stare insieme, ascoltare un po' di musica e trascorrere una bellissima serata in un ambiente che non ha nulla a che vedere con certi ambienti poco sani e poco creativi. Quindi incentiviamo anche queste cose, che è bello e ci danno tanto sia dal punto di vista umano che anche insomma creativo, per i più grandi e per i più piccini. Grazie. Grazie a voi. Grazie. E adesso entriamo nel vivo della musica, eh? Abbiamo fatto un po' di presentazioni, ma erano doverose. E partiamo subito con un pezzo che ce lo presenta Renato Castagnoli. È un pezzo bellissimo che l'avrete ascoltato, magari i meno giovani lo conosceranno sicuramente meglio dei più giovani. È un bellissimo pezzo. Eccolo qua, Renato che si presenta. Facciamo un bel applauso. È un talento tutto nostrano. Allora, con La collina dei ciliegi, Renato Castagnoli. Un po' le mie cose. E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e quella supplica dagli occhi, troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante, e quasi sempre dietro la collina e il sole. Thank you.
un'età. E respirando brezze che dilagano su terre senza limiti e confini, ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini. Ora figli dell'immensità, se segui la mia mente, se segui la mia mente, abbandoni facilmente antiche gelosie. Ma non t'accorgi che è solo la paura che infine uccide i sentimenti. Le anime non hanno sesso, né sono mie. Ad un calcio ad un sasso, un sito d'inferno, farlo rotolar giù, 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 e noi ancora un po' più su. Battisti più, come dire, più interpretato di così, no? Penso che non si poteva. Non lo so, fallo dire al pubblico. Ma io penso di sì, anche perché mentre tu eri qui che cantavi, arrivavano sui contatti della radio i primi complimenti di questa serata. Allora, siccome siamo in diretta, facciamo sentire un attimo l'applauso di Bettona a chi ci ascolta. E come dire, Renato oramai chi è di Bettona o comunque di passaggio, insomma, lo conoscono molto bene, però ci sono stasera persone anche che vengono da fuori. Allora, diciamo un attimino, parliamo un attimino del tuo curriculum, via, facciamo un attimino il resoconto, mi avvicino io perché è tutto imbracato, Renato, peggio di un operaio dell'Enel, ci avete presente quelli che vanno... Sei proprio da percussioni, tamburelli, armoniche, fili, cavi, è veramente... Comunque, allora, poi ti spiego. Allora io so che Renato poco tempo fa, zitto zitto cacchio cacchio, ha realizzato anche un pezzo, pensate un po', per una versione, c'è cioè un'arma contro un dente, ha realizzato anche un pezzo per una nota marca d'olio, un olio pregiato. Allora, questa azienda ha chiesto a Renato di realizzare una sigla, un pezzo, da poter dare durante la pubblicità in televisione o piuttosto che al cinema o alla radio. È così? Sì. Allora, raccontaci un attimino come è cresciuta questa idea. L'idea, io facevo... una serata come stasera verso il mare e un giornalista mi ha sentito e mi ha detto se avevo voglia di fare questa cosa. Io ho risposto, non ho mai scritto una canzone per un albero, no? Per una pianta, un olivo, no? E non saprei cosa scrivere. E allora mi sono un po' documentato, no?
e ho fatto questo brano, la musica un po' medievale, un po' rock, e il testo sono andato a vedere nei libri, da come nasce l'olivo come albero, no? E poi con tutto quello che mi consegue, che l'olio fa bene per i romani, lo usavano per la cura del corpo, cioè, diciamo, hai messo un po' delle nozioni. Sì, è fatto, è andato bene, è piaciuto. Da lì sono andato, mi hanno invitato a cantare a Verona in Italia, poi sono andato in Sicilia, in Puglia, Ancona. E insomma, dico tanto rispetto. Non mangeremo più la bruschetta, con i pensieri che avevamo prima, adesso la mangeremo con un altro modo di vederla. Allora, adesso Renato torna con un altro pezzo molto bello di Ivan Graziani, un successo famoso di qualche anno fa, e si chiama Agnese. Sì, voglio spiegare perché io stasera voglio fare delle canzoni di tutti quegli autori che purtroppo ci hanno lasciato, ma hanno lasciato un segno profondo nel panorama musicale italiano. Questi artisti, uno è Ivan Graziani, che le sue canzoni, devo dire, si sentono anche poco, specialmente questo brano. Io però è la prima volta che lo faccio, lo voglio fare. Artisti come Dalla, Battisti, appunto, ed è andare, diciamo, questi grandi autori che hanno fatto la musica italiana, parlando il bello un po' della musica italiana. Parlando un po' anche di radio stasera, visto che l'abbiamo qui, diciamo che le radio spesso tendono a dare pezzi magari un po' più commerciali, invece ci si scorda di quello che è la storia della musica italiana, che senza dubbio è la più bella del mondo. Adesso io qui mi tronco le gambe, però magari però insomma le nostre canzoni alla fine sono reinterpretate in tutto il mondo. Allora, bando alle ciance, Ivan Graziani e Renato Castagnoli, Agnese. E se la mia chitarra piange dolcemente, stasera non è sera di vedere gente, i giochi su nella strada sono chiusi dentro il petto, mi voglio ricordare. Io penso ad un barcone rovesciato al sole, in un giorno in pieno agosto, le biciclette lungo il mare, Agnese mi parlava nella sabbia infocata, ed io non so perché non l'ho dimenticata. La 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 la. Lei mi ricordava di quello che la gente diceva del suo corpo con malizia ed allegria, ed io che sto provando le cose che provavo ieri non ho capito ancora. Se è gelosia o se sono prigioniero di questo cielo nero, ed io ricordo che fa male, e se continuo a bere i miei liquori inquinati, è vero che quei giorni non li ho dimenticati. È uscito un po' di sole da questo cielo nero, inverno cittadino, sembra quasi uno straniero, Agnese, dolce Agnese, color di cioccolata, adesso che ci penso, io non ti ho mai baciata. La 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 la. Io vado in bicicletta per sentirmi vivo,
alle 5 del mattino, con la nebbia nei polmoni, però non c'è più Agnese seduta sul manubrio a cantar canzoni, a cantar canzoni, a cantar canzoni. E questa era Agnese. C'è qualcuno che si chiama Agnese? No? Vabbè, però noi gliela volevamo dedicare, poi se non c'è, pazienza. Bene, grazie a Renato Castagnoli, e adesso, poi lo riascolteremo naturalmente, la serata è ancora bella lunga, e adesso abbiamo una sorpresina, perché dovete sapere che abbiamo pensato a questa serata, sì, il coro di Bettona, perché logicamente giocavamo in casa, ma abbiamo anche un coro molto particolare. Questa sera abbiamo l'onore e il piacere di averlo su questo palco, direttamente dall'Associazione Amici della Montagna di Perugia, il coro degli Alpini, che vedete qui alle mie spalle. E qui ci vuole l'applauso più grande, perché sappiamo l'importanza che hanno queste persone che vedete qui alle mie spalle. Allora, ci canteranno dei pezzi molto belli della tradizione montanara, insomma, no? Possiamo dirlo. Qui adesso vedete il maestro Alessandro in versione montaneur, pronto per dirigere il coro. Signore e signori, gli Amici della Montagna. Plam, rada, plam, 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 buio sento che mi chiama la bandiera, che gioia e che contento io vado a bere già. Rada, plam, non ho paura delle bombe, dei cannoni, io vado all'avventura, sarà poi quel che sarà. Oh, la bella Gigogì, contra mille mille alleno, la vasca scostolpisi, contra mille mille là. A 15 anni facevo l'amore, dai avanti un passo, e dai avanti un passo. A 16 anni mi sono sposata, dai avanti un passo, delizia del mio cuore. La bella, 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 la finestra è tutta, 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 è tutta siciliana. La disadis, la disadis, la dis, che è malata, per non, che non, per non, che non, per non mangiare polenta. Bisogna, sogna, bisogna, sogna, bisogna aver pazienza, la sala, la sala, la sala arriva. Quando le rose bianche sulla sera si smarrisce,
anche il mio cuore languisce, se lontano da te. Talmente
talmente famoso che non lo presento. Quel mazzo di fiori che viene dalla montagna, quel mazzo di fiori che viene dalla montagna, e vada ben che non se bagna, che lo voglia regalare, e vada ben. Con quell'enfasi come l'ha fatto prima, com'era quello stacco da io. Scusi, colgo l'occasione per dire che il nostro coro degli Alpini, sì, il coro Amici delle Montagne, senza la preposizione montagne articolare, è l'unico coro alpino che esiste qui in Umbria, l'unico che canti soltanto canzoni di montagna. Che è anche il coro del CAI, ma canta anche canzoni dei nostri luoghi, sono popolari sempre, ma dei nostri e luoghi. Io vorrei aggiungere anche, se lei permette, che è grazie anche a persone come voi, come tanti altri, ricordiamo questi corpi come i bersaglieri, come, se noi oggi godiamo di una libertà che spesso bistrattiamo un po' troppo. Se lei mi permette, la mia era un modo per ironizzare. Il vostro coro è fantastico e io spero che insomma ci siano altre serate come questa. Che cos'è che dovevo farle? No, quella solo di prima che era interessante, quello da non le venuta a me, mamma mia, non è venuta io, grandissimi il coro Amici delle Montagne, benissimo. Allora
ringraziamo nuovamente veramente i nostri ospiti e poi proseguiamo con questa serata adesso con un pezzo con un po' più di, come dire, di swing. Il pezzo che sentiamo adesso è nato a Sanremo, ma la cosa più brutta, tra virgolette, è che non so perché questi pezzi a Sanremo muoiono il giorno dopo. Cioè non ne parla più nessuno. Poi arriva magari qualche autore pubblicitario che li ritira fuori per qualche spot, per qualcosa, oppure all'estero che apprezzano molto questo genere, e allora tornano in Italia e hanno il successo eclatante. Questa canzone è uno swing particolare, molto particolare, interpretato da Simona Molinari, e questa sera ce lo reinterpreta in maniera egregia, lasciatemelo dire, una nostra artista locale, Silvia Faloia. Lascia a te il microfono. Buonasera a tutti. Io quella notte no, non dovevo andare. Ero sicura sarei riuscita a cambiarti un po'. Ero sicura che non mi avresti detto di no. Io ti volevo in una vita che non è tu. Io dicevo ti amo tu, io dicevo la bugia. Stasera Silvia, perché nonostante l'influenza che la voleva atterrare, noi abbiamo detto misba. Che importa, insomma. Silvia Faloia, poi la riascolteremo anche con un pezzettino che ci ha preparato. Noi siamo reduci di un'altra serata che è andata molto bene, che l'abbiamo fatta giù a Passaggio. Tra l'altro, voglio dire, questa è la seconda, abbiamo cercato di variare un pochino anche la scaletta, no? E
magari ci fossero serate come queste per far vedere un po' le potenzialità del posto, giusto? Sì, colgo l'occasione per raccontare un piccolo aneddoto. Io sono nata e cresciuta qui a Bettona, insomma, ecco, io sto insomma in valle, diciamo, no? Bettona nata e cresciuta, e come spesso succede, le cose belle quando uno ce le ha vicine le apprezza un pochino meno, no? A me è capitato di accompagnare degli amici qui a Bettona e ho visto come loro hanno apprezzato il paese, averlo guardato con gli occhi di chi lo vedeva per la prima volta. È stata una riscoperta. Sì, assolutamente, me l'ha fatto proprio apprezzare ancora di più, cosa che ho sempre fatto. Perché noi abbiamo una perlina e non accorgiamo di averla, eh? Grazie. Bene. Per adesso ci salutiamo, ma ci vediamo tra poco per un'altra cosa. Allora, e torna Renato con un pezzo molto famoso, molto bello, conosciutissimo. Tappate le orecchie magari a Don Marco. Don Marco, sto pezzo è off limits. Adesso io capisco che magari... Renato ci interpreta Bocca di Rosa. Metteva l'amore, la chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noi, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa in uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza logare se concupito, al cuore libero oppure a moglie. Così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso la funesta delle cagnette cui aveva sottratto l'osso. Ma le compagne del paese non brillano certo in un SP, le contromisure sino a quel punto si limitavano all'invettiva. Che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Sa che la gente dà buoni consigli se non può dare cattive sempre. Così una vecchia mai stata moglie, senza più figli, senza più voglie, si prese la briga di certo gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, la vostra forma un parole a voi, il tutto l'amore sarà punito, disse all'ordine costituito. E quindi andarono dal commissario, dissero senza parafrasare, quella schifosa di troppi clienti più di consorzio alimentare. Arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con le armi. Il cuore tenero non è una dote, di cui sei con i carabinieri. Ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri. C'erano tutti con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva Dio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia originale non ha bisogno di altri giornali. Con una freccia dall'alto scocca, vola veloce di bocca in bocca. Alla
sensazione, ci ho sentito molta più gente di quando partì. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due. Pensano il parroco che non disprezza, tranne se è la nostra nazione. Il profumo della bellezza, lavora accanto in processione. E con la Vergine in prima fila, in bocca di rosa, poco lontano, si porta spasso per il paese, l'amore sacro, l'amor profano. È finita, proseguiamo in pace, la posso dire questa, eh? Ha detto di sì, ha detto di sì. Bene, allora, come vedete, io sono risalito in dolce compagnia perché adesso abbiamo preparato una cosa molto carina. Allora, io adesso faccio sempre il valletto come prima, prendo quest'asta qui, hanno fatto l'attentato. Ecco qua, perché dovete sapere che per unire questi due talenti, è vero, passaggio Bettona in The Voice, vieni qui vicino a me, di là come vuoi, abbiamo riscoperto un, abbiamo riscoperto un pezzo molto bello, anche questo poco conosciuto, ma è un pezzo di Pierangelo Bertoli, niente po' di meno, e lo cantava in coppia con Fiorella Mannoia, se non mi sbaglio. Questo pezzo si chiama Il Pescatore e questa sera ce lo reinterpretano Silvia e Renato. Getta le tue reti, una pesca ci sarà, e canta le tue canzoni che burrasca calmerà. Pensa, pensa al tuo bambino, al saluto che ti mandò, e tua moglie sveglia di buon mattino, con Dio di te parlò, con Dio di te parlò. Che non t'ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare quando la sua furia diventa grande e la sua onda è un gigante, la sua onda è un gigante. Pescatore, pesca non ti fermare, anche quando l'onda ti solleva forte e ti toglie dal suo pensare, e ti spazza via come foglie al vento che voglia di lasciarsi andare, più leggero nel suo abbraccio forte, ma così cattiva poi la morte, e così cattiva poi la morte. Tornerà quell'uomo che sento, l'uomo mio, quell'uomo che non saprà di lui e di me.
le sue promesse vane, di una rosa rossa qui tra le mie dita, di una storia nata già finita, di una storia nata già finita. Pesca forza, tira pescatore, pesca non ti fermare, poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare. Mare che non t'ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare, si paga luce senza senso e ti aspetta per ricominciare, e ti aspetta per ricominciare. Abbiamo riassaporato un po' quei sapori alla Bertoli che un canto ci mancano. Allora, dopo questo duetto Castagnoli-Faloia, lo vedete alle mie spalle, già si ricompone il coro perché tornano con una serie di brani che hanno preparato molto belli, che adesso facciamo presentare direttamente al nostro maestro. Eccoci. Da un microfono all'altro come un'ape da un fiore all'altro, eh? Allora, che è? Che è successo? Allora, i pezzi del coro a seguire. I brani sono due, il primo è un brano medievale che si intitola Tourdion, il secondo è una armonizzazione di un brano di Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. Con questi meravigliosi pezzi, il coro di Bettona. Thank you.
usare il microfono per ringraziare nuovamente il coro di Bettona e la nostra bravissima pianista Maria Giulia. Maria Giulia. Facciamo dire una cosa anche a te, vieni, vieni. Ma innanzitutto è evidente la giovinezza del maestro, no? Io in genere vedo Renato Serio, che ne so, in televisione hanno sempre questa barba lunga, bianca, tipo Babbo Natale, versione maestro, che ne so. Invece stasera arriva questo giovanotto bello e lindo e uno dice, caspita, questo già è il maestro. Però insomma c'ha un curriculum lungo così, capito? Allora, come mai questo approdo al coro di Bettona, dopo quante esperienze? Ma dopo aver lavorato con altri cori ho ricevuto la chiamata di Angela e... Don Marco ha avuto la chiamata! Capita, mica voglio dire, ha avuto la chiamata. E qui? E quindi ho cominciato a collaborare con questo bellissimo gruppo qua a Bettona. E quindi adesso abbiamo fatto dei bei lavori e stasera avete sentito soltanto due brani, nei prossimi concerti seguiremo anche brani anche molto, cioè, altri so. Io so che voi siete andati anche fuori, mi pare, giusto? Se ben informato bene, avete fatto dei concerti anche fuori, insomma, da queste zone, insomma. Sì, a parte cioè in Umbria, Perugia, nel territorio, qui a Bettona, la rassegna che facciamo nel periodo di Natale, anche i vari concerti sotto Pasqua, oltre a cantare per per il patrono. E recentemente abbiamo fatto Carmina Burana e a Viterbo la scorsa settimana ha replicato Carmina Burana alcuni brani d'opera con l'orchestra. Benissimo, allora facciamo un grosso in bocca al lupo a questo coro e naturalmente possiamo invitare chi ha piacere di cantare il coro a venire a cantare insieme a noi il martedì. Confidiamo in altre chiamate, insomma, adesso dipende sempre da voci. Alessandro Turchetti e il coro polifonico di Bettona, Zucchetti, controcanto. Coro controcanto, li troveremo per un bellissimo finale che abbiamo preparato tutti insieme, quindi questo non è un arrivederci logicamente. Prima di andare avanti con la serata, mentre aspettiamo Silvia che si prepara per il prossimo pezzo, so che sono arrivati anche dei tweet, come si chiamano, vero? Dei tweet dalla radio, e di gente che sta seguendo e che hanno piacere, insomma, di ascoltare questa serata, anche se non sono qui, stanno anche lontano, perché c'è gente che segue da lontano, da proprio dall'estero. Infatti io non so se capiranno, insomma, tipo il mazzolin di fiori oppure, insomma, però insomma comunque hanno piacere. Come? Vieni, sali, non ti vergognare, vieni. Adesso ci dirà anche le prossime puntate, perché qui si parla di una cosa seria. Vieni. Perché c'è la scaletta corta, quindi è a senso unico alternato l'ingresso. Allora, diciamo innanzitutto qualche tweet. No, da notare la molletta, ragazzi. Molletta è l'ultimo grido. Allora, qualche ascolto c'è? Sì, assolutamente sì, inaspettato, ma molto bene, va molto bene, non solo dall'Italia, abbiamo visite dall'Arabia Saudita. Addirittura, pensa un po', di se ci portano un po' di benzina, perché di qui stiamo proprio, No, ma per quello c'è IBA, c'è la Tamica dalla Nigeria, ha fatto il condotto direttamente, bene. Un applauso a Itua, Itua tu sorridi sempre, Nel dubbio, il silenzio. Allora, qualche tweet veloce. Uno favoloso, Fili, te volemo a Sanremo. Vabbè, questo dai, una presa in giro. Vabbè, un altro più intelligente. Intelligente fai con Stefano, leva la molletta, tipo. Anche se no, ma la radio, insomma, quello è il bello della radio, che uno bene, quindi sento solo. No, complimenti al coro di Bettona e degli alpini, assolutamente sempre più bravi. Benissimo, al quale facciamo un altro applauso e ricordiamo la prossima puntata della radio, La prossima puntata è venerdì sera 28 settembre
faremo una puntata sempre ospiti, risale ovviamente, sì, ci sarà qualcuno che è anche un anno più vecchio, ma non diciamo sì, no, assolutamente no. Sì. 27. Bene. Vabbè, io dico grazie a Stefano per questa iniziativa e sono contento, speriamo di più avanti. Vai Ale! In compagnia mia, senza molletto magari vengo. Anche perché non c'hai capelli per mettere. Questa era più cattiva del Sanremo di prima. Grazie Stefano e Alessio. Allora, detto questo, ve l'avevo anticipato prima, torna Silvia con un pezzo molto bello, L'amore si odia di Noemi. Lascio sempre. Coreografate questo pezzo. Silvia, ci sentiamo per quel bellissimo medley che hai preparato e noi proseguiamo alla velocità della luce. Questo medley che ci ha preparato Renato è un insieme di pezzi molto belli. Partiamo da De Gregori, vero Renato? Per poi passare a Lucio Dalla, Branduardi, insomma un insieme di i grandi autori, insomma, della musica italiana. Allora, tutto pro, se non vola lo spartito, logicamente, sempre, Sotto le stelle ma con un po' di vento. Tutto pronto? Tutto pronto. Renato.
guarda i gatti girano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene è lì tranquilla al quarto piano, che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta. E lì Marlene, bella Pokémon, ti guarda e non ti dice la sua età, e tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, gridò lo sposo e poi tutti pensarono dietro i capelli, lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà. Generale, dietro la collina, ci sta la notte, cucca e assassina, in fondo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina, di 50 anni, di 5 anni, venuti al mondo come coloni, partiti al mondo come soldati, non ancora tornati. Generale, dietro la stazione, lo vedi un treno che portava il sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. Sulle panchine in piazza grande, ma quando ho fame di mercanti come me, qui non c'è ne. Collo sull'erba molti amici intorno a me, innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati in noi. Mondo mio, avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. Al mondo mio, quello che sono l'ho voluto io, e se non ci sarà più gente come me, voglio morire in piazza grande, tra i gatti che non ha padroni come me, attorno a me. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in piazza grande, tra i gatti che non ha padroni come me, attorno a me. Thank you.
signore, sull'angelo della morte, sul macellaio, che uccise il toro, che bevve l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò alla fiera dell'est per due soldi. Un topolino mio padre comprò. Nell'angelo della morte un macellaio che uccise il toro, che beppe l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò alla fiera dell'est per due soldi. Un topolino mio padre comprò. Grazie. Bellissimo, bellissimo. Abbiamo rivissuto un po' anche qualche emozione di Piazza Grande, perché sì, beh, momentaneamente, perché poi adesso stiamo architettando dietro le quinte il finale, che vedrete sarà molto bello e anche, a mio avviso, anche abbastanza emozionante per il pezzo che abbiamo preparato. Comunque la nostra serata adesso prosegue con una cosa molto molto carina. È stata preparata in 4:48, ma l'abbiamo portata per farvi divertire in questo finale, e quindi insomma sulle mani per questo pezzo, che sarà anche, lo vedrete, coreografato, perché Silvia ci porta un medley molto molto bello dedicato agli ABBA. Quindi sulle mani, perché Silvia Faloia arriva con gli ABBA. Anybody could be that guy.
visto che è scoppiata la platea, ho visto il professore, buonasera, e la professoressa al seguito, qualche riminiscenza, vero? Allora, dopo questo pezzetto, adesso siamo pronti per il finale di questa serata, che è stata lunga, un po' tortuosa, come le strade un po' che portano a Bettone, insomma, via. Vedete che sale il coro di Bettona, risale insieme con Renato per fare un pezzo molto bello e credo che sia stato giusto così lasciarlo per l'ultimo, perché già alle prove ci sembrava molto bello e abbiamo pensato di metterlo all'ultimo per salutarvi, con la speranza insomma che ci siano nuove occasioni per stare insieme come questa sera. Non siamo tantissimi, ma l'importante è essere pochi ma buoni, veramente, coloro che sanno apprezzare, che sanno divertirsi. Allora torna il coro con Renato in un pezzo bellissimo dal titolo Il mio canto libero. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto, che si innalza altissimo e va. E vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferenti, sorretto da un anelito d'amore. Vero amore, in un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te. E la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine ormai. Nuove sensazioni, giovani emozioni, si esprimono purissime in noi. E salza un vento tiepido d'amore. Vero amore, e riscopro te, dolce compagna qui. Non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai. Il fianco tuo mi avrai. Tu lo vuoi, in un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, e la verità si offre nuda a noi, limpida l'immagine. Thank you.
Buonanotte. Facciamo un bel applauso al coro Polifonico di Bettona, contro tanto, e hanno fatto veramente un bellissimo contro tanto. E siamo davvero arrivati alla fine, rimanete qui con me, perché adesso facciamo la lista dei ringraziamenti che io in genere lascio sempre alla fine, ma sono doverosi. Innanzitutto un ringraziamento a voi che ci siete venuti ad ascoltare. La Prologo di Bettona. Ale, mi hanno tolto il microfono, non dovevo dire. Ah no, la Prologo di Bettona invece, sì. Il comune di Bettona che hanno organizzato questa cosa, e li ringrazio personalmente perché hanno richiesto la mia presenza stasera. Il gruppo degli Animox, il Circo Anschi, Jacqueline, Don Marco, il coro di Bettona, Alessandro Giuseppe, il maestro, l'abbiamo nominati, ecco qua, i giovanotti. Io ormai non ne faccio più parte, mi hanno detto che non c'è più capelli, quindi ormai sono fuori dal giro. Il coro Amici delle montagne, di Perugia, Tiziana, il coro, Tiziana Kelly, poi Renato Castagnoli, ovviamente, Silvio Faloia, le nostre voci di questa sera. E poi il mio ringraziamento va ai tecnici, Filippo, consorte, Angela Menganna come assistente impeccabile, Simone Trasciatti e l'Allegra Brigata dietro le quinte, e poi ovviamente Stefano, Soro, Alessio per la nostra la radio, tutta la parola, i giovani del circolo di passaggio di Bettona, Vanessa e Francesca che hanno coreografato il pezzo. Spero di non dimenticare nessuno, gli ospiti, Don Marco ovviamente l'abbiamo detto, Jacqueline e tutti voi. Simone, Michael, sì, la ringraziate, spero di averlo fatto per tutti. E adesso c'è un piccolo regalino offerto dalla Prologo di Bettona, le magliette con, facciamolo vedere, Francesco. Come no? Facciamole vedere, I love Bettona. La concorrenza alla radio, che magliette stasera. Allora, signori, il mio ringraziamento e per tutti un piccolo omaggio. Apriamo il pacchetto, via, il gioco dei pacchi. Adesso vediamo che c'è, rullo di tamburo, c'è il rullo di tamburo? No, va bene lo stesso. Ale, signor Presidente, ecco qua, l'identificativo del comune di Bettona, della Prologo di Bettona, una bellissima ceramica, le nostre voci, il maestro è dietro, eccolo là. Nasco beato fra le donne stasera, era immerso. Silvia, come no, eccola. Anche per me? Allora grazie. Grazie buone. Basta che poi mi fanno effettacce. Allora io vi ringrazio, grazie di cuore, grazie a te Francesco per l'invito. Certo. Io spero che questo spirito rimanga per lungo tempo con noi. Portatelo dopo questa serata. Ok? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Thank you.
Yeah.
Buona serata a tutti dalla radio show, buonanotte, che notte, adesso beve, altro che notte, ciao ciao, sente?